Eccoci qui, buonasera a tutti, siamo live, siamo in diretta con Bibo Gresta di Ciao. Hyperloop. Come avrete visto qualche mese fa, io sono uscito con un'inchiesta, insomma, un approfondimento, abbiamo interagito. Leggero, Sì, diciamo. vabbè, ma è il mio lavoro e anche tu ci sei andato leggerissimo poi, no? Ma già detto, quando leggete In che le birre, senso? quando... Io non ci sono stato legge, io con te non ho mai parlato, io ho fatto uno scambio, ti ho mandato due mail dicendoti che avevo il piacere di sentirti, però non ho No, capito nell'interazione perché. online, dico, no? Siamo stati un po' provocanti. E poi mi hai chiesto questo Io confronto ho per... visto lo scambio che hai avuto con i nostri moderatori, devo dire, io non avrei mai risposto così, io sono contrario alla moderazione, però. Sono anche contrario a tutti questi social media e queste robe, Ma diciamo, di. quindi una curiosità, ti chiedo subito, sei ancora affidato ad A? Perché leggevo anche che era contro le cose di Ma LinkedIn, questo non lo c'era una... sapevo perché è strano, perché ci sono agenzie proprio che si offrono per fare le moderazioni di contenuti. Io immagino tutti i grandi personaggi che io conosco che hanno un profilo LinkedIn, hanno una redazione che poi gli fa modere i contenuti. Come fai poi personalmente? Cioè tu moderi i tuoi contenuti personalmente? Io purtroppo ci perdo la testa, però ti dico che in teoria Vabbè, ma c'è un per trick, scrivere il no? creatore è impossibile, No, non ma il so. trick sai quale sarebbe? Cioè, no, il trick, cioè la roba che anche quelli che si fanno gestire i profili, è una cosa che dico ma non dovrei dire, anche quelli che si fanno gestire i profili poi non firmano social media team. Però quello lì, Io penso scusami, ma sia vera io questa ho cosa. insistito e me lo dicevano anche loro, però io ho insistito perché non mi piace che ci siano persone che dicono di essere me e poi non sono io, perché non è giusto. Ah, Io beh, certo, ho perché... detto accettiamo di fare la moderazione solo se vi firmate come redazione e vi dite dall'inizio che non siete Ah, che non sei te, però lì c'è il tuo nome, quindi comunque è me. collegato a No. te, se rispondono Sì, ma io male... infatti rispondo di tutti, infatti ti ho scritto anche nella mail, ho detto se qualcuno ti ha trattato male o ha detto delle cose, io rispondo in prima persona, perché Certo, giustamente il tuo nome. sono un imprenditore che risponde a tutti, Cioè, sia. Marco ci scrive, di Marco Schirone, tra l'altro lui lavora in LinkedIn, non è vero, no, Marco cosa di preciso non è vero, Cosa cerca ne di trovare qualcosa. No, per spiegare più, cosa non è vero, non è tornate. vero che forse lui dice, non è vero che le agenzie, ci sono tutte queste agenzie che gestiscono i profili di altri, perché lui lavora in Come? LinkedIn, lo sa probabilmente, che Allora, gestiscono a nome io loro. ti guarda, non sono un esperto di LinkedIn, non Sì, mi io ho fatto 8 rifaccio. anni di agenzia, ma non Ah, mai fatto ecco, questa cosa. ok, quindi mi confermi che ci sono le agenzie che Sì, ma possono. non firmavamo a nome nostro, cioè non si può fare, non firmavamo a nome dell'agenzia, il social Ma media per team, me, lo secondo me, staff. scusami Germano, secondo me è una roba non giusta, perché la gente pensa di parlare con me. E poi magari incontro in eventi, eccetera, io non l'ho mai visti. Non è bello questa cosa qua. Su questo sono d'accordo, infatti Io la regola esiste per me perché la gente deve parlare con te, cioè se c'è secondo scritto... me io non sarei per moderare, nel senso che è un po' molto direzionale, però è impossibile stare dietro a queste cose, anche perché se uno fa un mestiere come sto facendo io, una Il tempo tecnologia non più ce di me. l'hai, mi dici, il Non tempo c'è, non ce no, l'hai. ma guarda, ti chiedono sempre le stesse cose, sono sempre le stesse 15 domande che girano over and over and over, e quindi è inutile che star lì a continuare. Poi ogni risposta genera altre tre domande, e quindi è Ma impossibile. questo è un po' il gioco anche dei personaggi. Tu sei un personaggio pubblico, no? E ti piace essere personaggio pubblico, diciamo. Ti piace stare sul palco, no? Ti Sì, diverte, è nelle tue corde, voglio dire, no? in ogni Fare... Anche l'altra cosa. volta io ti ho definito conferenziere, e lì te la sei un po' presa. In realtà poteva sembrare una roba sminuente, Io non ma me ne è sono come ti presa. vedo, cioè fai conferenze, molte Allora, io non conferenze. me la sono presa. Se la sono presa i miei, secondo me, a me mi hanno definito tanto. Beh, a me mi ha veramente colpito non quell'articolo lì. Quell'articolo lì, devo dire, mi ha colpito il fatto che avevi messo tra virgolette il discorso della compagnia. Perché quello, secondo me, è un cheap shot. Cioè, tu hai messo, no, nel tuo questo primo articolo che hai Spiegami, fatto. sì. Era un articolo dove tu hai onestamente fatto un po' il finto tonto, nel senso che hai fatto finta di non sapere chi sono io e hai detto che la compagnia, tra virgolette, ora tu sei un esperto di comunicazione, non come me che sono invece un conferenziere, però tu sai,
avrai studiato McLuhan, che ci sono diversi tipi di comunicazione. C'è la comunicazione diretta, dove uno, e un giornalista certo. deve fare quella di comunicazione, cioè la comunicazione di primo livello. Io parlo, tu ascolti. Io scrivo, tu leggi. Ah, tu dici le virgolette in cui ho messo compagnia, in realtà... tu hai fatto comunicazione di terzo livello. Ora, per spiegare ai non addetti ai lavori, c'è cioè una comunicazione sì. diretta, una comunicazione di secondo livello, che è la satira o la metacomunicazione. Cioè, io invece che dire... Io posso dire, sei un bravo giornalista. Oppure posso dire, sei un bravo giornalista, Cioè, io ho fatto comunicazione di secondo livello, cioè ho detto una cosa, ma in realtà ne penso nella mia espressione. Vuoi far intendere un'altra roba? Posso far intendere certo, un'altra certo. cosa. Come quando mettono virgolette tra giornalista, quando mi chiamano però, giornalista. Però questo è un chip shot, nel senso che tu nel tuo lettore stai già orientando, addirittura hai fatto comunicazione di terzo livello, come dice McLuhan, cioè tu nella comunicazione cerchi di cambiare il percepiente, cioè mentre uno legge si fa un'opinione. E quindi non sei un giornalista. Ma, no, ti dico la mia. Sì, io faccio molta satira, mi piace scrivere in maniera ironica. Però no, quello è un po' peggio della satira. È un... Quello non è satira. È comunicazione di terzo livello, cioè tu stai cercando di cambiare l'opinione di chi sta leggendo mentre scrivi. Però... Non si sente, scusami se ti interrompo, non volevo fare... Non si sente, solo lì au che non ci sente... O sono anche gli altri, fateci sapere, non vorrei che parliamo. Sì. Io sento benissimo lui e lui sente me, quindi non sì. mi sembra assurdo che non sentiate, perché io sento. Fateci sapere se per caso non ci sentite. Sì, continuiamo a parlare su Alba, però volevo dirti che secondo me si sente, okay. E poi io ora sto facendo questa cosa senza aver ragazzi. Non ho detto niente a nessuno sa che sto facendo questa cosa. Dai, non ti credo, ti giuro Germano. Allora ti ho detto facciamo una discussione senza filtri, ok? E ti dico la verità, tu mi fai le domande, io ti rispondo, ti giuro che non ho detto nessuno, infatti se no non avrebbe. Però perdonami, visto che mi hai anche legittimamente, io accetto la critica, accetto anche le accuse, accetto anche le provocazioni. No, non ho fatto un'accusa, ti ho detto sinceramente che cosa ha fatto arrabbiare i redattori che hanno letto quell'articolo. Tu non ti sei arrabbiato? Io non mi sono arrabbiato, mi sono arrabbiato dopo, mi sono arrabbiato quando io ti ho contattato per dire scusami ma non so perché c'è stato questo attacco, mi piacerebbe parlare con te e mi fai le domande, io ti rispondo, perché avevi scritto delle domande, cioè neanche delle domande, hai fatto delle, appunto, io le chiamerei illazioni su quella. Io ti chiamo compagnia perché è piccolina, cioè la compagnia che ha fatto mila euro. IPROTT non è una compagnia, è una società con 5 sedi nel mondo, è una compagnia che ha più di 800 addetti in 50 paesi. Il primo ti ricordavi male, io ho messo, se puoi condividere lo schermo, tra l'altro lo puoi condividere anche tu mi hai chiesto se potevi condividere, dopo lo puoi condividere anche tu. Okay, lo schermo, lo condividiamo, perché forse A me mi hanno bloccato, io non posso vedere i tuoi articoli, tu mi hai bloccato. No, io non ti ho bloccato, io non ti ho assolutamente bloccato, ma ti hai bloccato voi. Io non blocco mai nessuno, proprio chi mi conosce sa, io non blocco nessuno, solo i pazzi che mi minacciano di morte, ma non blocco io nessuno. Io non posso vedere però dal mio LinkedIn, non posso vedere i tuoi articoli. Quindi allora, hanno bloccato me, ma io non ti ho bloccato, ti posso assicurare. No, perché io poi entro nel tuo profilo, quindi... entri nel mio profilo, vedi il mio profilo, ma non vedi gli articoli. Sì, praticamente il link che mi hanno mandato il secondo, dove io mi sono arrabbiato, io non lo posso vedere. Io ho fatto un articolo... No, hai fatto questo post e poi hai fatto l'articolo, giusto? Il post lo chiedevo e poi dopo ho fatto il post. Sì, ecco, tu hai scritto all'inizio. Ah, vedi, chiarisce? Non è più Chairman, tra virgolette. No, non è questo che mi fa arrabbiare. No, vedi, questo già era un articolo. Tu vai al post con cui hai ingaggiato i miei, tu hai fatto un post dicendo, ma mi sapete dire chi è Bebop Gresta? Ah sì, forse non me lo ricordo io, vediamo un attimo. Quello lì ha fatto arrabbiare la redazione, perché tu, tra l'altro, una delle... io sono il fondatore di Digital Magic ha fondato... Questo, ma è proprio, lo conoscete, avete capito esattamente cosa fa? Beh, io realmente non capivo cosa facevate leggendo le Giornalo, tu hai contattato la redazione 2 anni fa per chiedere informazioni su Federico Pistono.
su Federico Pistone, quindi non puoi non sapere chi sono io, l'hai contattato. Sì, ma è una domanda, tu mi parlavi, è una domanda retorica per dire, ma avete capito questi esattamente di cosa si occupa? Perché io, anche se ti ho contattato, non significa che io sapessi di cosa vi occupavate. Vi conosco, conosco, no, il nome per lui. Non è una domanda retorica, se io non ho mai letto di Bebop Gresta, leggo questa cosa, penso che questo qua sia un millantatore. Uno che chi è questo? No, cerchi nel caso società, hai ragione. Più ho scritto società americana, credo, cofondata, no, ti dico società americana perché ho scritto tra virgolette perché non trovavo tu quella tu, vabbè, tuo staff, diciamo, si siederebbe, se tu saresti un giornalista, non ti sai neanche reperire i dati. Io in realtà questa provocazione era perché sui siti non c'era nessun riferimento. Non c'era, a te che tu, il tuo staff mi ha risposto e li abbiamo tolti perché la gente veniva a farsi le foto. No, aspetta un secondo, fammi condividere lo schermo perché sì, voglio... lo puoi condividere tutto, credo la tua buona fede, però lo puoi condividere, ma così non è ben buono, così all'epoca allora devi andare, presenta. Vedi, okay, sono poi condividi schermo, aspetta. E poi puoi condividi schermo, però ti dice, prima di aprire Google Chrome, credo, aspetta, sì, e poi ti puoi condividere anche solo una singola scheda. Ok, allora proviamo a fare questa cosa. Scusate, ma non ho mai usato sta... È molto simile a Zoom, dai. Va bene. Allora, che vedete? Io non vedo niente. Vedo, aspetta, sì. Eccolo qua. Ci sto. Allora, tu sei in buona fede. Ok, io vado nel sito dell'OTT. Allora, tu dici società, tra virgolette. Scendo, cioè... Un articolo, una pubblicazione. Ma il footer, i dati della società. Io quando l'ho visto non c'erano. I dati della società in America non esiste il footer, cioè non c'è il cookie policy che c'è in Italia. Capito? Ma i dati dove sta? Questa è una magazzina. I dati vai su un qualsiasi SEC, il sito della SEC, e ti guardi i dati ufficiali di IPLOPTT. Ma poi dici, per esempio, ha degli uffici, cioè cazzo, dai, vai, sì, vai su Google. Ma, scusami, ma, allora vai su Google, Hypertrasporti Sostenibili del Garage di Los Angeles. Vai, facciamole insieme. Vai, eccolo. Vai. Jefferson Boulevard, vai su Map e vai a vedere sede. La sede con. Ma, poi non, ora non voglio fare bragging, ma ci sono 16 come si chiamano, video di gente, l'ultimo, fammi vedere, guarda, questo qua è coso, Tech Dale, 370.000 visitazioni, sei mesi fa, della capsula, però è cioè, piena, aspetta, è solo tagliata a un certo punto, aspetta che qua, non so, carbonio, cavolo, ecco, guarda, sì, ci sono questi hangar, sì, aspetta, il futuro, oggi cerchiamo di scoprirlo. Cioè, questo è uno. Io l'ho viste, allora, io queste cose le ho viste negli anni, però la domanda che io poi ti ho fatto: Culver City incontrerò Andrea Lamendola, che è COO di Hyperloop. Allora, cioè, qui c'è tutto, addirittura fa vedere gli uffici, intervista le persone, cioè, ce ne sono 2000 di cose così online, dalla CBS. Io ho. Cioè, c'è uno, ma so, c'è tanto materiale mediatico, come voglia, ci sono un botto, ma non bene, puoi dire, no? Scusami, ma se tu avessi dei dubbi che è una società fantasma che non esiste, cazzo, su Google fai IPROPTT sede e vai a vedere sulle foto, c'è tutto. Questo è uno scienziato, Jim Clark, cioè il fatto che non c'è davanti il marchio, sì, Hyperloop, molto, perché tu non so se lo sai, ma noi dove siamo andati a finire, nello Howard Hughes hangar, no? E poi l'ho scritto nel libro, tu dici, uno dei tuoi mi ha detto che io sono uno che vuole vendere libri. Allora, innanzitutto i libri non si fanno soldi. Questa cosa non lo so, non me la ricordo. Anzi, sto vendendo libri. Su questo, no, l'ho detto. Poi tu devi sapere che da quando tu hai fatto quel articolo, tra virgolette, vabbè, puoi mettere le virgolette, non mi offendo. I tuoi mi hanno massacrato, non esiste. Hanno detto, per esempio, cioè, tutte le sedi, per esempio, andiamo a. È caduto vivo. Aspettate che... lo so, Giorgio.
lo ricontatto, cioè mi sentite da me, tanto il link è lo stesso, Bibop. Ragazzi, lo so che è caduto, l'ho visto, e che è caduto purtroppo, vediamo se riusciamo a recuperarlo, eccolo qua, no. Gli sto scrivendo. Il link è sempre lo stesso. Vabbè, insomma, fin qui abbiamo dimostrato, lui vuole dimostrare che la sede esiste, ma io non ammetto che la sede non esisteva. Io ho detto che c'era poca trasparenza nel comunicare la sede sui siti istituzionali e sui siti italiani. Questo è quello che ho scritto. E quindi sembrava una società. È chiaro che non è una società fantasma. Voglio immaginare una società che è attiva da 10 anni. Le cose un po' strane, che sembrano fantasma sono altre, ne parleremo sperando che Bibop potrebbe entrare, perché avevo una serie di domande. Voi, anche se avete delle domande un po' più nel concreto, andiamo un po' oltre, diciamo, all'analisi delle virgole del mio post, andiamo un po' sul progetto, cioè su Hyperloop, sul progetto. Abbiamo visto che le immagini, tra l'altro l'ho scritto, immagini ci sono tantissime immagini online, immagini dei tubi, immagini di gente che si fa le foto davanti ai tubi. Però quello che io avevo riscontrato è che sui siti istituzionali italiani e americani non c'era questa comunicazione così diretta. Certo che puoi leggere l'articolo, vai su LinkedIn, negli articoli della mia newsletter. Intanto qui c'è un commento di Marco, mi spiace che non c'è Bibop. No, se mi scrive, i profili che hanno gli assisti, in medio a quello che tu diceva, ci sono tante società che fanno questo, che rispondono per il principale, sono confermati da LinkedIn. Se un'altra persona usa il profilo del capo, anche se il capo dà il consenso, è sempre una violazione del regolamento. Questo ce l'ha spiegato, anche perché, diciamo, Marco lavora in LinkedIn, quindi non ci dà un'opinione così, secondo me. Matteo dice, vabbè, se fanno sempre le stesse domande, fate delle FAQ e rispondete alle domande fisse. Questo è giusto. Si sente bene, benissimo. Dove lavorano gli operai, giusto Fabio? Eccolo qua, è ritornato. Mamma mia, avevo paura che ti fossi caduto definitivamente. No, ma quando mi avete perso? Perché io dovevo parlare. Ah, cavolo, non te ne eri accorto, abbiamo perso tre quattro minuti fa. Comunque, subito rientri con la domanda, ok, dove lavorano gli operai? Sì, aspetta, sì. Allora, prima volevo dirvi una cosa, dove mi avete perso? Vi ho fatto vedere tutto. Allora, abbiamo perso, tu ci stai facendo un po' di immagini, guarda, qua c'è uno scienziato col tubo, anche se non scriviamo, perché noi, stavi dicendo, perché noi abbiamo tolto l'insegna Hyperloop, perché ho detto che abbiamo tolto le insegne Hyperloop perché lì a Los Angeles siamo in uno dei centri nevralgici della Silicon Beach. Cioè, in realtà la cosa buffa è che quando siamo andati noi non era così, c'era solo, aspetta, ve lo faccio vedere. Quindi perché l'avete tolte se perché sono... guarda, l'hanno tolto tutto, anche Meta. Io sono qui, vedi, ITT, ok. Qua c'è Meta, lo vedi? Non ti vediamo, devi ricondividere lo schermo. Ah, amico. Scusatemi. Ti eri dimenticato di ricondividere, sì, non ti vediamo. Scusatemi, ma allora... Martin, non preoccuparti, non è boomerismo, immagino che se tu vai su LinkedIn e scrivi Germano Milite Hyperloop, trovi il post, l'articolo. Sì. Vai, Bibo, vedi se riesci, non riesci, vedi, presenta, condividi schermo. Però mi fa vedere, aspetta. Condividi schermo, scheda Chrome, se vuoi condividere la scheda. Quello, scheda Chrome, ma non mi fa vedere. Ah, sì, eccolo, ok, va bene, scusatemi. Okay, eccolo qua, dicevo, no? Noi siamo qui, vedi, Hyperloop TT, siamo qui, c'è venuto chiunque, c'è venuto Google Campus, però come vedi hanno tolto anche, vedi, questo è Google Campus, vedi che non lo trovi neanche più, questo c'è Meta, tutta la parte media delle grandi compagnie, se vedete qua, guardate, è incredibile, questo è Google, questo è YouTube, l'headquarter mondiale di YouTube. Solo se tu vai a vedere, ora qui si vede Google, addirittura prima hanno tolto anche questo. Devi stare attento, giusto, mi facevano notare che quando condividi, se poi chiudi Chrome, invece della condivisione, quando tu vuoi smettere di condividere, lo dici a me, rimuovo io, non toccare nulla, non uscire da Chrome, perché se esci da Chrome giustamente puoi uscire proprio dalla live, capito? Cioè dovresti chiudere solo la scheda nel caso che è aperto. Grazie ragazzi, scusate, ma sono sulle... Tranquillo, allora, però va bene, ok, questa quindi cosa l'abbiamo chiarita. Perché hanno fatto gli autobus di per fare proprio il turismo, arrivavano i turisti
venivano a farsi le foto dentro, entravano. Noi non siamo un posto aperto al pubblico, quello doveva essere uno showroom che non siamo attrezzati per avere. Ok, ma dove gli operai, dove la voce, cioè, sta roba dove si fa, allora, dove si produce, allora, come si produce, che spazi ha bisogno? L'unico centro su cui abbiamo fatto e stiamo facendo i test è Tolosa, e andiamo a Tolosa un attimo così faccio vedere anche sì. Tolosa, anche qui non si capisce come fa uno a non trovare una cosa. Scrive iProt Technologies Tolosa o Francia e viene l'unica cosa che viene fuori. Qui vedete iProt TT e qui vedete l'iProt Tube. Oh, ora mi dai anche la possibilità di rispondere ai tuoi personaggi che stanno bombardando dicendo: ah, hanno, vedete qui sì, la prova che hanno smontato il tubo a Tolosa, non c'è più niente. Allora facci vedere a Tolosa cosa c'è. Allora, innanzitutto la immagine aerea che voi vedete si vede chiaramente che è stata prima della costruzione del tubo, perché mancano i fondamenti. Cosa fai? Smonti il tubo e togli anche le fondamenta, non ha senso, ok? Non ci sono più, non c'è più niente, quindi non è possibile. Se avessimo smontato il tubo, ci sarebbero rimaste almeno le fondamenta. Questa è un'immagine ovviamente vecchia, vecchia di almeno 2 anni, perché... non la aggiornano da 2 anni. Allora, Google Earth addirittura fa i passaggi, se sei fortunato, ogni 2-3 anni. Se invece prendi l'omino e lo metti su Google Street... vedi subito il tubo, guarda, eccolo qua, lo vedi? Perché? Ok, devi andare tu per scolomino. Aggiorno ogni 6 mesi, mentre Google Earth, a seconda di dove sei nella Terra, è capace che passano anche 3 anni. E questo tubo vi serve per fare i test? Allora, no, questo tubo ha completato 2000 cicli di outgas in completo, ma bastava che andate a guardare anche l'Instagram normale, sia mio che quello di HyperTT, per vedere che ogni mese c'è una delegazione che arriva. Itachi Rail, questo è il governo, la comunità europea, l'European Commission, che tra l'altro... Basta destra, c'è scritto la data delle foto, comunque. Ci sono le date delle foto, questo risale a 2022 febbraio, cazzo. Cioè, non è che posso inventare... Beh, diciamo che no, infatti io sono arrivato a dire che photoshoppaste le foto, però... sì, certo, quel tubo a Tolosa che serve? L'Unione Europea dentro al coso, dai. ma quel tubo a che serve? Innanzitutto sono le domande magari anche ignoranti, ma mi sembrano piccolini. Ti faccio vedere la dimensione per renderti questo. 4 metri di diametro, tanto piccoli non sono. Vedete il mio desktop? Vediamo. Sì, ti ho condiviso, quindi... No, allora, adesso vediamo Instagram. Che vuoi condividere? Cosa vuoi condividere? Il desktop? Sì. Allora, devi andare su Presenta di nuovo. Aspetta, che qua... Eccolo, ok. E ti tolgo questo, di nuovo, e devi selezionare Finestra, invece di Scheda. No, oddio, spegni schermo, cos'è? Aspetta. Devi andare su schermo, ok? Esatto, o schermo intero o finestra. Una finestra ti fa scegliere. Guarda, questo è il mio desktop. Allora, lo vedi questa immagine qua? Sì. Tu ti rendi conto che stiamo parlando di 4 metri di diametro. Questo era prima di montare i tubi. Allora, noi abbiamo completato... Aspetta che se facciamo Hyperloop Toulouse... E quindi ragazzi ditemi che data c'è, così facciamo un fact check al volo. Io non riesco da qui, ma penso che Vivo l'ha dimostrato, perché è andato con l'omino e la cosa c'è, quindi che l'immagine siano aggiornate, è vero. C'è una delegazione di WeBuild e Leonardo che sono venuti, hanno pubblicato delle foto, c'è un... Vabbè, questo penso non serve. Non vogliamo dire che questo sia un Photoshop, Vivo, per carità, no, ma quindi ci va il terno qua dentro, Beh, allora, la capsula è 2 metri per 75 per 30 metri, poi Quintero l'avete vista? Allora, aspetta che... Sì, ma quindi a Tolosa che serve sta roba? Cioè, quello che è uscito a Tolosa a cosa serve? Allora, ti spiego, guarda, ti faccio vedere la capsula, così ti faccio rendere conto. Il tuo computer, aspetta, il tuo computer... No, carica file, aspetta. Cavolo, però non è così intuitivo, slide... Che devi fare? Devi condividere una slide dal PC? Spegni schermo, condividi. Poi fai presente, esatto, bravissimo. Poi fai di nuovo condividi schermo e finestra o schermo intero. Però io volevo farti vedere PowerPoint e non mi appare. Sì, però aspetta, scusami, prima del PowerPoint, 2 domande a me che interessano molto. Sì. Dove lavorano, dove vengono prodotti? Allora, a Tolosa noi abbiamo se tu vai su caduto di mannaggia
Grazie, mannaggia. E mi sa che ha premuto di nuovo su X di Chrome per sbaglio. Comunque avete verificato che l'immagine che si vede da Google Earth effettivamente non è, immagino non sia aggiornata, perché poi ci siamo andati con l'omino e si vede, poi abbiamo visto le foto, però non è questo il punto. Ripeto, vorrei tornare un po' sul punto perché non vorrei fossilizzarmi su chi magari nega delle evidenze assurde per far sembrare poi i dubbi legittimi altrettanto assurdi. Io ho delle domande pronte per lui. Lui metterà il treno supersonico che smetterà di funzionare. Mi dispiace che sia uscito di nuovo. Dice Google Maps si è aggiornato anche dall'alto con data 2023. Però ragazzi, Tolosa, mettete Hyperloop Tolosa. Hyperloop Tolosa dovreste trovare la sede e da lì si risale a Google Maps. Ecco qui, è ritornato, mi dice dispositivi non collegati. Eccolo qui, hai di nuovo premuto su. È veramente fastidiosa sta cosa. Ma la sede, quindi dobbiamo interpretare a Tolosa e Hyperloop. Allora, gli stavo dicendo una cosa. Allora, noi abbiamo, e così rispondo anche alla tua domanda degli 800 scienziati che tu mi hai scritto. L'aperta. Sì, 800 è una marea, sì. Esatto, sì. No, addirittura sono di più, mi hanno detto i contributors. Allora, ti spiego da che cosa sì. Nasce questo l'800 lumen. In realtà, se tu vai su Hyperloop... Niente, ragazzi, mi spiace. Giustamente, gli annunci di domanda intelligente che cerco ingegneri per Hyperloop, su che sito lavorerebbero, Italia o Francia? Non abbiamo un utente. siete veramente cattivi, ragazzi, siete veramente perfetti. qualcuno... Siete? Senti, mi dicono che ci stai trollando, mi ha scritto uno, secondo me ti sta trollando, no. No ragazzi, allora non è che cadi di continuo, premi qualcosa. Perché io se entro a farvi vedere le cose cade tutto. È impossibile, scusami, tu stai, perché non devi uscire, scusami, tu che hai Windows? No, io ho Mac, scusate. Ho capito perché, aspetta, perché se io clicco, ma guarda che è una boiata. Ma io... è di Apple, perché a me non succede sta roba. No, ti spiego cosa sta succedendo, che se io vado su un link... Io praticamente sostituisco la finestra di StreamYard, quindi io devo mettere StreamYard da una parte. Ma è assurdo, cioè non hai la funzione apri nuova scheda, ti apre nella scheda attuale, quindi ti apre cancella. Nella scheda attuale, esatto. C'è esatto. Un'opzione, ci dovrebbe essere un'opzione che ti fa aprire, strano, perché di default, almeno su Windows, non la fa sta roba, perché non ha senso. Vabbè, ora però ho capito. Dallo a me il link, se vuoi lo puoi dare a me, dallo a me in chat, scrivi di chat. No, praticamente stavo semplicemente andando, ora forse ho capito come fare, aspetta, vado con un'altra finestra, ok, La live intorno alle 6-10 finisce, quindi vorrei... Io cerco di fare il possibile, allora stavo andando sul sito di Hyperloop TT, perché però vedi che non mi scheda Chrome. Però dopo questa cosa, Bipo, se mi piacerebbe tornare sull'Italia, perché il mio lavoro era sull'Italia, cioè io sì, ho posto però arrivo all'Italia, però prima volevo chiarire questa cosa, perché allora è molto importante. Allora, se tu vai sul sito di LinkedIn di Hyperloop TT, ci sono 221 persone nel mondo che dicono di lavorare per Hyperloop TT, vedi, 221 employee. A parte che non è vero, perché molti dicono di essere employee, ma sono contributor. Però, non sono dipendenti, ok. Non sono dipendenti, però guarda i nomi: New York City, Palo Alto, England, Bari, Greater Toulouse, Ottawa, Chicago, San Paolo. Se tu vai a vedere, sono più di 50 paesi in giro per il mondo. Questi sono i contributor. Ora, l'I800 nasce semplicemente perché nel 2017 Harvard ha fatto una case study. Vedete il mio schermo? State continuando a vedere? Ora sì. Ah, oddio, pensavo fosse caduti ancora. No. Ok. Allora, se voi andate sul sito di Harvard, vedete che ci sono due case study, e anche lì non voglio fare bragging, ok? Allora, qui è a pagamento, però chiunque in chat
mi chieda di shareare, ve lo mando gratis, perché comunque lo puoi anche girare a me, lo puoi anche girare a me, poi chi vuole me lo chiede, glielo giro. Benissimo. Ma ripeto, vorrei stare nello studio di Harvard c'è una scienziata che ha fatto un'analisi interrogando tutti i contributor che hanno lavorato fino al 2017 per HyperOTT. E lì aspetta che te lo condivido, così lo vediamo in tempo reale e non parliamo di niente, eccolo qua. Ah, forse è più facile così se condivido lo schermo e poi via via vi faccio vedere le cose sullo schermo. Ora ve lo vedete? Questo aspetta, ecco qua, sì. Ok, Harvard Business School, questo è un documento pubblico che potete andare a vedere, parla di Hyperloop Transportation Technology, Dirk Carbon, Vibo Gresta, fondatori, bla bla bla. Ora non volevo fare bragging, però scusatemi, ma che una azienda nata con uno spirito di contribution sia diventata una case study che insegna ad Harvard, scusami se è una cosa di cui sono particolarmente fiero, ok? Ma questa roba l'abbiamo vista comunque, sai? No, però voglio dire che, visto che mi dicevi la Peppa Pig, 800 scienziati, non lo dico io, lo dice Harvard, perché hanno intervistato tutti gli 800, qui se vai a leggere mettono anche tutta la varia. Quindi nei 10 anni hanno collaborato questi 800, questo è esatto, dall'inizio a oggi. Se vai a vedere quello del 2020, che c'è il secondo case study, sono anche aumentati. Quindi voglio dire. Ma a che punto questo siamo? Allora, a che punto siamo? Allora, alcuni di questi a Tolosa ora dovrebbero essere 15 dipendenti più una ventina di collaboratori. A Tolosa noi abbiamo completato 1000 cicli di outgassing, cioè abbiamo potuto fare tutto tranne la verifica della velocità, perché noi siamo arrivati a sviluppare le tecnologie fino al punto dell'implementazione. Il problema vero ora è che per arrivare alla certificazione di questa tecnologia serve un tracciato di almeno 5 km. E infatti ora arriviamo all'Italia, aperta parentesi, tu hai pubblicato... Quando è che vedremo il primo, aspetta, il primo chilometro? Aspetta, tu hai pubblicato, due cose dicendo che Hyperloop era una bufala praticamente. Uno è tu hai detto per vedere il fatto che è stato debunked la tecnologia. Ci sono degli studi, gli esperti dicono che è insostenibile, allora, non si può fare. Tu l'hai letto, tu cosa che mi hai detto del debunking di Hyperloop, l'hai letto? Quello in inglese, l'ho letto. In verità, ti do la possibilità. Cut into the hype, certo, non ho letto tutto, ma l'ho letto, certo. Perché no, non l'hai letto. Che dice. Dai, Germano, non l'hai letto, dai. No, io non pubblico mai roba che non ho letto. Non l'hai letto, perché se tu vai a leggere quello che c'è scritto, non solo c'è scritto, ti faccio leggere solo, se vuoi, la fine, se vuoi andiamo a vedere tutto. Concluso, io poi ti confesso anche che dopo aver letto la prima pagina sono passato anche al conclusion. Oh, ma infatti la conclusion in realtà è... E dice questo, real world trials, the validity of the project. Real world, se sai l'inglese, dice real world trials, prove the validity of the concept. Dice, cost of construction may undermine economic benefits. Hyperloop of the UK is at least 20 years away. Viable future mode of transport to cross-border. Legge, this article has critically examined the viability of the Hyperloop to determine its potential as a new mode of transport. The discussion suggested that Hyperloop would rival both rail and transitional air travel in relation to speed. Due delle limitation regarding a single point. Vabbè, dillo direttamente in italiano, però, se no c'è la legge inglese. Ti spiego, loro dicono che, sì, che la tecnologia è proprio valida, che ci sono probabilmente dei dubbi sulla parte del timing. Di quando si farà, è quello che dicevamo, esatto. Quando si farà, e ora dopo ti rispondo a questa cosa, e poi se vai a vedere addirittura dice che è più competitivo della rail, cioè tecnologicamente ti dico una cosa, Germano, io sono stato per 8 anni a fare crowdstorming mondiali aperti a tutti gli scienziati del mondo, abbiamo avuto
business review da tutte le principali università del mondo. Ci sono 11 startup finanziate che dicono la stessa cosa. Dicono che questa tecnologia non è difficile da realizzare. Ci sono ovviamente dei hurdle e il più grande sono quelle delle regulation. E ora arriviamo al perché ho deciso di scendere in campo in Italia. Mi sono dimesso da chairman di HyperTT proprio per prendere personalmente questa challenge. E tu, io vi invito a leggerlo, vi prego. Quando vedremo il primo, diciamo, il primo prototipo di un chilometro funzionante pressurizzato? No, vediamo un chilometro, perché un chilometro pressurizzato c'è già stato. Guarda, mannaggia ragazzi. Devo dire, quando torna, che deve premere, come diceva Armand, command mentre apre il link. Perché evidentemente Apple, io non so, non ho dispositivi Mac. Mannaggia. Davide, sì. Comunque, quel documento, io ovviamente l'ho letto, mi pare che posto documenti che non ho letto. Dice che appunto non si sa quando si potrà fare, che c'è molto hype. Eccolo qua. Cioè, allora, dicevano di premere command quando apri il link, di premere CMD, command prima di aprire il link. Ok, va bene, allora tengo premuto comment. Comunque dicevo, Germano, manda questo documento, ti prego, perché stai dicendo... Guarda, questo documento, io l'ho letto praticamente tutto, dice che ci sono dei dubbi sulla fattibilità. Non dice, non dà dubbi tecnologici, sta solo dicendo che in UK, è un'analisi, in UK, mentre tu dicevi che ci sono, tu hai detto... Fabio dice, in inglese lo studio dice che ci sono dubbi sulla fattibilità, basta da pure due righe. Sì, però nelle righe che hanno... No, attenzione, non stiamo parlando di dubbi. Gli unici dubbi che quel documento solleva sono dal punto di vista di fattibilità in UK con i timing che quel che... Che entro il 2021, ricordo, dicevo, entro il 2021 è impossibile, esatto. Ok. Però non è fatto, neanche se fatto. Se voi vedete le critiche che fa, a parte che fa degli assumption basati su quelli di Hyper One... che sono, onestamente, loro lavorano a un third della scale. Scusami se salto un attimo, ma perché Virgin, se secondo te è scesa? Se ma non è fuori? Secondo me, sono due anni. Perché sei tagliata fuori? Allora, voi non so se avete seguito la vicenda di Virgin, sono venuti da noi con la proposta alla Virgin, scusami, ma non voglio parlare mai di Branson, perché gli ho anche proposto di fare il nostro board member, ma loro sono venuti da noi dicendoci, allora, senti che bella proposta, ti vengono da te e ti dicono, io ti do fino a 10 milioni, fino a, già questo è anche il venditore, cioè, il minimo che sempre stabile, sì, esatto, minimo, sì. Vogliono il 5% della compagnia, vogliono, sì. Sentite questa, il 10% di tutti i tuoi profitti, futuri gross margin, cioè quindi il margine lordo, il MOL, esatto, il MOL, e in più tu devi sostituire il tuo nome a Virgin, o almeno proprio sono scesi com'è, poi hanno, cioè, da che fanno questa proposta, vabbè, io gli ho detto, caro Richard Branson, tu, allora, Virgin Air è stato un flop, tu hai scritto come si fa a diventare milionari da miliardari, apri una compagnia aerea, l'ha scritto lui nel suo libro, quindi voglio dire, Virgin Music morto, Virgin Radio morto, Virgin Gym c'è rimasto tre in Italia, Virgin Pay morto, Virgin Train morto, Virgin Galactic hanno ammazzato uno e non sta da nessuna parte, quello lì è il re Midas all'incontrario, infatti ho fatto bene, sono andati da loro dopo i vari scandali, perché io lo scrivo nel libro che... Quindi tu dici Branson, una serie di disastri dietro l'altro. Lui era stato contattato da Giegel, che era il capo degli ingegneri, che tra l'altro era bravo, quando, purtroppo loro, facendolo come hanno fatto, come l'hanno fatto loro, loro hanno bisogno di un milione, un milione al mese. Per mantenere la struttura, ok? Non è tantissimo, cioè, siamo tipo di progetto, a me è una cifra. Comunque, per una startup del genere, di picchiarci dentro 50-60 milioni per iniziare a fare all'anno. Esatto, quello dico io, al minimo. Sì. Lui dice che ci hanno messo dei soldi, sono gli arabi, e sono DP World, Sultan di Salumen, che io conosco, che era quello che hanno accusato degli scandali a Dubai, e l'hanno... promosso in Siberia al porto di Dubai. Lui, come velleità, visto che era un uomo media, si è messo a fare l'imprenditore un po', diciamo, hype, e ha investito in Hyperloop. Alla fine l'unico che ha
continuato a foraggiare Hyper of Virgin è stato perché poi Virgin ha messo pochissimi soldi, ha messo il brand e ha messo Richard Branson, ma poi non ha messo tanti soldi, anche perché ce l'ha il gruppo Virgin i soldi. Quello che è successo è che la maggioranza è stata acquisita dal gruppo DP World e più sono andati loro in maggioranza e più loro dovevano concentrarsi sulla parte freight. E quindi gli hanno detto una volta, gli hanno detto due, Giguel non era d'accordo perché comunque stavano lavorando sui passeggeri e alla fine, proprio per un discorso politico, Virgin è stata costretta a levarsi, ma questo ci aspettavamo già da un anno. Ma quindi per voi è una notizia positiva perché c'è un competitor in meno, allora, o neutra o negativa? Che no, è negativa perché io sono stato quello che ha fatto il patent del brand Hyperloop in 56 paesi, ho fatto arrabbiare anche Elon, ma io ho dato il brand Hyperloop a chiunque avesse voluto fare Hyperloop. Tu vuoi fare Hyperloop domani, tu devi solo... molto open, diciamo, molto open. Però non posso lasciare libera la possibilità di qualcuno fare parte del trademark al posto mio, perché se no mi bloccano a me. Quindi ho dovuto anche giustificarmi con Elon dicendo, scusami, tu hai detto che non lo volevi fare. L'abbiamo fatto noi, a nostre spese, e poi ora mi dici, no, mi dai il marchio a me e dopo te lo rilicenzio. Cioè, caro Elon, sei fuori di testa. Quindi, e intanto Davide dice, confermo questa cosa che stai dicendo, che fuori di Dubai, ma infatti me lo ricordavo, lo dicevo, ti ricordi? Certo. Ci fu questo periodo, io ti dissi, ma poi non si è fatto più niente di quella roba di Abu Dhabi, hanno fatto incazzare un sacco di persone perché loro continuavano a parlare di Abu Dhabi Dubai e poi io dovevo continuamente smentire Abu Dhabi Dubai perché non lo vogliono fare Abu Dhabi Dubai. Abu Dhabi Dubai, se vai a vedere tutte le mie interviste, CNBC... Cioè, quindi è sempre stata una fake news questa roba di Abu Dhabi Dubai. Non solo la fake news, ma guarda, che vedete lo schermo? Aspetta, no, ancora no, devi prima condividere, devi fare condividi. Ah, scusami. Presenta sempre. Ho fatto control, quindi... Ok, non dovrebbe saltare, vediamo. Non dovrebbe saltare. Questa è la mia intervista a CNBC, dove dice no set plans, I put titling Abu Dhabi to Dubai. Cioè, io ogni 5 minuti dovevo smettere, ci sono 1000 interviste mie. Ma come ho smentito tutte le varie... Ora io non posso... Anche quello di diciamo, Sardo. Anche quello che volevo fare in Sardegna. Non lo posso smentire perché era nel 2000, quando era... Io non avevo neanche aperto Hyperloop Italia. Cioè, non posso stare dietro a tutti. Se hai visto anche l'Appendino a Torino, dopo che mi ha... La cosa di Torino ti fa vedere... Cioè, questa cosa di Abu Dhabi Dubai, tramite fu presentata da DP World all'Expo. Cioè, c'è stato proprio il DP World che me l'ha detto. Che l'ha detto, Davide. Lì. No, hanno presentato, vedi, sono furbini, hanno presentato il piano del porto di Dubai di collegare... Lui era presente, lui lo so che era presente, per questo gli ho dato... Ti ha detto che era vero che era presente, però lui così allora, ricorda era presente. Allora, va bene, ti faccio vabbè, vedere. Comunque, diciamo... RTA smentisce... Allora, perché tu dici in realtà mi hai fatto vedere l'articolo è stata come quella di però quella lì pure quella di della Sardegna c'erano delle autorità locali, dei politici, ma non hai idea di che cosa fanno. Allora io ti dico, ti racconto questa dell'Appennino perché allora te le faccio a vedere Torino, di Torino, a Torino. Allora tu fai Hyperloop Torino. Questa del Veneto però mi confermi che non è una fake news perché mi dico c'è il bando, vedere che non è una fake news. Tra Torino e Milano, guarda, questa roba qua, aspetta, vedi? Il presidente di Hyperloop, scioccato da Appendino, non doveva svelare i progetti sul supertreno, cioè a me mi incontrano, addirittura hanno pubblicato una foto di io che incontro lei, con le foto, cosa che io sono entrato dentro alla riunione e gli ho detto, la prima cosa deve essere una riunione, io quando incontro i politici dico sempre una cosa, fino a che non c'è un contratto firmato e arriviamo anche alle false partenze che tu mi hai detto, ah ma ci sono tante volte che avete annunciato, sì è vero che noi abbiamo annunciato nel passato alcune linee, ma noi abbiamo annunciato perché ci abbiamo contratti firmati, cioè io ma per Sacadorna sono arrivato in Italia perché avevo un contratto firmato da Ferrovie Nord per fare Sacadorna, solo che una settimana dopo è scoppiato Covid, hanno fatto addirittura due rinnovi. Ti faccio vedere il rinnovo. Se non vogliono fare, non mi rinnovano il contratto. Sono andati avanti. Mi hai anticipato che anche quella col Veneto che voi mi avete proposto, mi avete promosso, anche quella è vera? Cioè quella con Zaia. Me l'ha linkata il tuo staff.
diciamo, vantandosi del fatto che... Come non è vero, ragazzi, allora, io sono qui per il Veneto, è stato fatto un bando da 800 milioni, stiamo partecipando con due gruppi industriali importantissimi, tra l'altro li posso dire perché c'è stato un leak, perché uno del Corriere della Sera è andato a vedere le carte, perché abbiamo fatto il filing per la quotazione al Nasdaq di HyperOTT, e nel filing c'è il disclosure di borsa dove devi andare a far vedere i vari contratti firmati, e ovviamente c'era anche il contratto di consorzio tra WeBuild e Leonardo, e quindi loro sono andati a vedere questo e l'ho pubblicato, Leonardo e WeBuild. Quindi non si deve cazzare nessuno, perché avevamo promesso, c'era un non disclosure agreement dentro al consorzio, ma ormai lì che è stato fatto. Quindi allora, tu quando hai scritto anche l'articolo di Fuffaflix dicendo che io non potevo fare Fuffaflix, allora arriviamo alla proprietà. Mi chiedevo come, vedi pure questo, attenzione, secondo me questo è importante, ho detto non può, mi chiedo come una società così piccola, una domanda. Allora, Germano, tu devi prendere le tue responsabilità, ecco, lì mi perdi, quando tu lanci il sasso e nascondi la mano. No, ma dimmelo, fammelo vedere, dove sta, che ho detto che non se puoi. Se tu vai a vedere... Magari non mi ricordo, magari non mi ricordo. Io non te lo posso far vedere, perché se io clicco nel tuo articolo sono bloccato. Ma tu parli dell'articolo, quindi l'articolo, non il post. L'articolo, vai sull'articolo. Quello lì, diciamo, quello più corposo. Allora, tu dici, uno che io dico che ho già vinto il bando, cosa? Ma io non ho mai detto una cosa del genere. Anzi, questa roba, ma lo leggiamo insieme. Vai a leggerlo, vai a leggerlo. Magari, guarda, se lo facciamo live, ovviamente non ho avuto modo di modificarlo, quindi aspetta che tolgo il tuo. Infatti non capivo la cattiveria. No, non c'è nessuna cattiveria. Io non faccio mai le robe con cattiveria, questo lo vedete. Però lì, eccolo qua. Io non so. Quindi dove, cosa dicevo? Cosa dicevo? Il bando? Allora, vai perché cerchiamo, aspetta, sto cercando. Vai giù. Bando Gazzetta Ufficiale. Eccolo. Quindi, se c'è il bando pubblico, al quale eventualmente la società o un'altra ineleggibile dovrebbe partecipare, sperando di giudicarsi i lavori per lo studio di fattibilità e l'eventuale prima prototipazione. Il secondo è un articolo che cita bando e volontà di lanciare un progetto, in effetti molto simile a quello di Eperlu, che utilizza tecnologia Hypertransfer. Fermo, ti devo spiegare questa cosa. Allora, non possono chiamarlo Hyperloop, perché Hyperloop è un marchio registrato da me in 56 paesi. Se lo chiamano Hyperloop è single assignment. Quindi loro hanno definito questa tecnologia, cioè hanno fatto un bando, perché è vero che noi siamo i proponenti, ma se è una gara devono essere possibile per chiunque partecipare. E allora nel disciplinare di qualifica, vedete il mio schermo? Ah no, prima vediamo il tuo. Sì, perché io dico, l'hai presentato come un bando che praticamente era già affidato. Come prova, ma non è vero, ma quando mai? Ma sei matto? Anzi, io non posso fare una roba del genere. Io ho detto che noi stiamo partecipando a una gara, che è assoluta la verità. Quindi tu lo metti qui come dicendo che è stato il bando Hypertrust verso la Gazzetta Ufficiale, che hanno condiviso i tuoi. Tu questo però, un altro commento. Cosa hai scritto? Hai scritto che io dico che è stato già assegnato. Questo è gravissimo, perché sì, ho scritto questo perché nel commento precedente. Ma non sai quanti problemi mi ha creato con Cav questa cosa che hai scritto? Una cosa con Cav, perché siamo sotto gara. È una cosa che io l'avete citato voi quando io ho detto non c'è, ma non è vero, io non ho citato mai una cosa del genere, dicendo che io ho citato il fatto che stiamo partecipando a un bando, ma non ho citato, detto che noi abbiamo già vinto il bando. Tu hai scritto, eccolo qua, è venuto pure a salire tutte le stupidaggini, vabbè, pseudo giornalisti qui, però ti dico, io non è che me la prendo queste robe, anzi voi siete stati, io ovviamente sto combattendo con un soggetto incredibile, poi c'è il tuo staff. È stato gentilissimo, no, ma è stato gentilissimo rispetto a quello che subisco, quindi non me la sono presa, cioè presunto giornalista per me è un complimento rispetto a quello che ricevo. Non sto parlando di te però, sta dicendo come se detto tutte le sue viaggi scrivono non mi voglio fossilizzare su questa cosa, qua ci dispiace il giornalista professionista, è sfuggito che il Covid ha fermato l'Expo, e quindi in realtà non mi era sfuggito che il Covid, cioè, io dicevo non si è fermato nulla. Tu hai detto non si è fermato nulla, e invece l'Expo si è fermato, ma non si è fermato per 2 anni, questo dicevo. Si è fermato per 1 anno e mezzo, anzi ha creato un problema. Il progetto diceva che doveva essere prodotto nel 2024, tu dici che è una fake news e non va. Cioè non è vero, cioè che non era vero. Questa tratta no, allora ascoltami, noi per l'Expo abbiamo avuto il go per costruire una 5 km ad Abu Dhabi. Quindi noi avevamo il go, l'autorizzazione a costruire ad Abu Dhabi.
Il problema vero è che in questo momento, onestamente, se devo scegliere tra Abu Dhabi e... Io ho iniziato a parlare col Veneto nel 2019, nel libro lo descrivo, ma non perché voglio spingere il libro, anzi, per togliere ogni dubbio, chiunque mi chieda il libro, dai, lo mando gratis. No, ma io penso che nessuno pensi tu a fare soldi con il libro, sul serio. Okay, però vi dico che io tutte queste cose le ho scritte proprio per non rispondere 200 volte alle stesse cose. Quando io parlo di Abu Dhabi e Dubai, vi racconto tutto lì nel libro. Vi racconto perché qualcuno lo voleva sapere, diceva io vorrei capire meglio, visto che il bando è stato... Allora, noi abbiamo firmato un contratto, googlalo, con Aldar, la più grande compagnia di costruzioni al mondo, che ha approvato la costruzione di 5 chilometri. Ora, tra me e te, Germano, io comunque, meno male che ho accettato invece il Veneto, perché oggi c'è 800 milioni di un bando per costruire Hyperloop. Luca vuole il tuo libro gratis. Sì, sì, per sì, sì, ve li mando a tutti, a chiunque faccia richiesta dei tuoi cose, ve li mando. Mi chiedono, ma il bando è stato detto perché è stato proposto Hyperloop? Cioè, perché è stato detto questo bando? Perché allora, io ho l'impressione che, allora, se non già vinto, perché è possibile, giustamente, no? Non posso dire che il bando lo vinca, è ancora stato indetto, quindi non è possibile. Però c'era una certa sicurezza di riuscire, cioè da come è andata la conversazione, nel contesto, perché io dicevo, quando partiamo, il tuo staff diceva... Nei requisiti c'è ricerca e sviluppo su sistemi di trasporto terrestre per merci e passeggeri ultraveloce a guida vincolata in ambiente ad attrito limitato, resistenza aerodinamica controllata e a basso consumo di energia. Chi è che può fare un bando così? Cioè, chi è che può rispondere a un bando così? Per questo io dico, bravo, ti sei risposto da solo, no? No, hai dato la risposta... hanno partecipato 6 gruppi mondiali, ok, al bando, questo te lo posso dire, in prequalifica, sono stati prequalificati 6 gruppi. Ora, io non voglio dire, però, noi ci siamo con Leonardo, WeBuild, Rina, IPropTT e Itachi Rail. Insomma, okay. Poi... Allora, tutto può succedere, Germano, il 15, no? Dovrebbe essere... Quando è che saprete questo bando 15, di l'avvento? Il 15 di gennaio dovrebbero dare la risposta al... cioè, per capire se ce l'avete fatta o no. Ma se non ce l'avete fatta o ce l'avete fatta, mettiamo che ce l'avete allora fatta. Un altro, benissimo. Se ma quindi quando lo vediamo sto coso questo prodotto, perché tutti lo vogliono sapere, questo prodotto lo diciamo, quando lo vedremo mai? C'è un... Infatti vorrei fare un paio di domande tecniche, Pippo, prima di chiudere. Ci sono dei tempi, ci sono dei tempi dettati per legge, nel senso che un bando, una volta che è stato fatto, ha dei tempi precisi che sono stabiliti proprio dal bando di gara. Ok, ma quando lo vedremo sto primo secondo allora day? Noi stiamo facendo, diciamo, se tutto quando va, è dove, scusami, quando e dove prevedi Francia, allora, Italia, America? Stiamo parlando della A57, stiamo parlando di un tratto che va da Venezia a Padova, stiamo parlando di costruire i primi 10 chilometri certificabili per poi espandere a 36. 10. 10 per poi arrivare a 36. Dove però, questo? C'è già una zona in... Da Venezia a Padova, si chiama Venezia Mestre, il casello di Mestre. Se vuoi ti faccio vedere proprio la cartina dov'è questo... Mi chiedono perché la copertina del profilo LinkedIn viene chiesta la recensione del libro. I proventi del libro a cosa vanno? A chi vanno? Allora, i proventi del libro vanno a Hyperloop Italia, come tutti gli speech... vai in società, vai in azienda. Ogni società. Non ci c'entrerebbe niente la società col mio libro, se ci pensi. Eppure, sì, però ok, dici quei pochi proventi che dici possono arrivare. I pochi proventi che arriveranno, che non c'è. È un altro pubblicato, scusa, che non l'ho visto, è un self-publish o un self-publisher. Non so come funziona, devi chiedere a Bruno Editore. Ah, è Bruno, ok, te l'ha pubblicato Bruno Editore. L'ha pubblicato Bruno, chiedete a lui, onestamente non gliel'ho neanche chiesto. Diceva Armand, quindi prima del 2030 non se ne parla di nulla. Aspettate, allora, nella proposta di bando ci sono... 5 mesi di studio di fattibilità, 12 mesi di detail design, poi si parte con 18 mesi di costruzione e poi ci sono 24 mesi di certificazione. Ok, quindi cioè, da quando inizi, se tu... per le Olimpiadi invernali dovremmo avere qualcosa up and running che è qualche chilometro, ok, e forse qualcosa di addirittura funzionante. Quanta energia serve per depressurizzare, per esempio, un chilometro di tutto? No, allora, non è un issue. Cioè, ti spiego. Dividi il Hyperloop per 10 chilometri. Allora, vi spiego per capire...
tecnologicamente. Fai molto che la stai spiegando a gente che non capisce niente, ti devi far capire. Terra, immaginatevi di costruire un modulo da 10 km che si ripete all'infinito. Allora, concentriamoci su questo 10 km. 10 km ha una valvola di compressione a destra e una valvola di compressione a sinistra. Magari scegliamo una cosa mentre parlo, così si vede anche, perché se no sì, sembra science fiction, e invece mi piacerebbe che lo visualizzate. Devi togliere quello di prima, però, perché tu hai, vedi, c'è questo qui. Allora, devo togliere... In realtà lo schermo, quindi puoi anche, quello c'è la finestra, quindi puoi anche togliere questa... Posso? Sì, vai, riduce icona, no? Riduce icona questa finestra qui. Ok. Esatto, quello dell'altra. Okay. Tutte. Bene. Vado sul browser. Esatto. Ok. Ora arriviamo alla... Abbiamo più o meno un quarto d'ora, ragazzi, allora, quindi se avete qualche domanda... Aspettate, che vi faccio vedere. Daniel dice, pochi proventi, viene detto che il numero uno di vendita, vabbè, diciamo che Bruno Editore sono tutti bestseller, no? Abbiamo parlato che anche con Bruno... No, beh, allora, hai visto che comunque è entrata prima in Spagna... Come si chiama il libro? Come si chiama il libro? Hyperloop, aspetta, vai, così mi fai fare pubblicità, eccolo, vedi? Hyperloop, storia e tecnologia della capsula da 1923 che rivoluzionerà il mondo dei trasporti. Eccolo là, ok? Okay, ve lo do gratis a tutti, eccetera. Però siamo primi in Spagna, siamo stati primi, siamo 100 online, guarda, al momento. Vabbè, quindi non credo che tutti a 100 in Spagna, India, siamo stati top 10 in Messico, insomma sta andando bene in tutti i paesi. Ok, mi volevi far vedere, quindi stavi dicendo, allora, per rispondere a quella domanda, quanta energia serve? Tu mi hai detto non è una issue, non è una questione. No. Allora, lo vedi questa pompa? Ok. Sì. Questo è una pompa fatta da Leybold, che è gli inventori delle pompe a vacuo. Tu metti una ogni chilometro, o meglio, 10 ogni 10. Cioè, tu hai, guarda questa animazione che ti spiega bene come funziona. Cioè, immaginati che hai... Eccolo, lo stai vedendo? Sì. Allora, dividilo per 100 chilometri. Hai queste stazioni di pompaggio, hai 10 moduli. Da 10 pompe praticamente portano da 101.000 pascal a 50 pascal, cioè 101.000 pascal è la pressione che abbiamo qui a livello sì, del mare normalmente, sì. Da 10 a 50 pascal solo la pressione all'interno del tubo in 16 ore. C'è un sistema di pompaggio così, se per caso ha una ridondanza del 30%, quindi se si rompe un container si può swappare. E quindi garantisce 365 giorni all'anno. Cioè, quello che dobbiamo fare noi non è difficile, è un bar. Cioè, noi stiamo parlando... Quanta energia serve per fare questa roba qua? Allora, noi spendiamo 1.200 euro all'ora per ogni container. Però, una volta che sei arrivato a pressione, ti serve solo il 5% dell'energia. Quindi ti servono 80 euro per mantenere una pompa... C'è l'avviamento, dico, non ho capito. È l'avviamento. Quando è che c'è l'avvia al regime? Questo non è... Quando 16 è che ore. In 16 ore. Ah, dopo 16, quindi spendi 1.200 all'ora per 16 ore per ogni container. Quindi una bella bomba. Poi si spegne e si rimane sempre acceso? Esatto, rimane sempre. Eterno. Non maintenance, quindi ha delle valvole dentro, che se tu vai a vedere le pompe, no? Vedi che sono... ci sono 6 pompe, ora perché non si... Ah, stavo cliccando sul tuo schermo. Eccolo qua. Allora, vedi che ci sono 6 pompe che ti portano a 101.000 pascal a 10.000 pascal. Poi ci sono 4 pompe che ti portano da 10.000 pascal a 100 pascal. E poi il molecular flow, che è la parte più difficile, cioè l'ultimo pezzettino di pressione, vengono buttate giù da queste 2 pompe e ti mantengono il vacuum con queste livello. Tu pensa che queste valvole vengono usate dal CERN, dall'Hadron Collider. Cioè stiamo parlando che noi abbiamo una pressione alla 10 alla meno 3. Loro lavorano alla 10 alla meno 10. Cioè noi siamo dei dilettanti allo sbaraglio. Quando ci hanno proposto il sistema nel 2016, loro l'avevano già testato da 10 anni, lavorando a delle pressioni pazzesche. Infatti... Quando Elon ha presentato a 100 pascal, loro si sono messi a ridere, hanno detto, ma perché 100 pascal che hai ancora resistenza? Andate a 50, che è un regime su cui addirittura non hai Kantrovitz effect, hai solo un po' di corona effect, ma quello
Molto interessante, stai facendo una cosa, devo dire, molto interessante e approfondita. Ma chi vuole il tuo libro, posso lasciare la tua email qui, certo, di Italia, la facciamo vedere, eccola qui, potete scrivere a Bebop, perché c'è scritto anche un altro che voleva bebop@aperubitalia.com e vi può mandare il libro. Quindi ci hai spiegato che perché la questione, cioè oddio, non è che non, io ti direi, mi permetti, non è che non è una questione, in realtà lo è anche la una questione, però dice è momentanea. No, ti faccio vedere una cosa fantastica. Questo è uno studio di fattibilità di Abu Dhabi, però abbiamo avuto gli stessi risultati anche su Ohio, India, Indonesia, cioè tutti gli studi di fattibilità hanno bene o male avuto questi range. In Italia sta roba è fattibile, ce la possiamo fare in Italia, cioè tu che ma è meglio, è fattibile ancora meglio, e ti spiego perché. Allora, se tu vai a vedere su 100 km, tu puoi produrre più energia di quella che consumi, non violando il secondo principio della termodinamica, come qualcuno dei ignorantoni mi scrivono, ma semplicemente fai la somma dell'energia che produci con le energie rinnovabili che metti sopra il tubo, di fianco al tubo, togli l'energia che ti serve per consumare, anche perché il segreto non è veramente le pompe che non consumano niente, ma il fatto che noi levitiamo con un sistema di levitazione passiva, cioè non hai bisogno di energia per levitare, in quanto hai un all-back array, cioè hai una serie di magneti di neodimio che configurato in questo modo che vedi a sinistra, cioè sinistra alto, destra basso, ti fanno un sistema che sopra si annichilisce come campo magnetico, mentre sotto amplifica senza l'uso di elettricità. Quindi tu immaginati che dentro al tubo, lo vedi come semplice? Hai un c'entra il treno, cioè, perché mi sembra c'entra il treno dentro sta roba. Un treno c'entra. Allora, il treno, come lo chiami tu, che in realtà è una il treno, capsula. Esatto, non è un treno, è una capsula. Ah, sono sono 2,75 m, cioè non solo c'entra, ma c'entra nel ratio per non fare il tappo, per non fare il Kantrowitz. E dentro le persone, quante persone ci vanno dentro una capsula? Allora, c'è una capsula 30 e una capsula 50, vedi com'è la capsula dentro. Una cosa che a me ha sempre incuriosito, mi faceva una claustrofobia, ma se c'è un problema e tu sei dentro il tubo, problema che è una perdita, vabbè, non ci può essere fuoco, fiamme, no? Non ci può essere fuoco, è impossibile. Quindi c'è qualcuno che sente male. Come funziona in questo allora caso? Hai lo stesso problema e lo tratti come un aereo, solo che la differenza tra noi e l'aereo è che noi ci possiamo fermare ed evacuare, l'aereo no. Ma quanti airlock servono? Cioè quanto costa fare poi ogni airlock più o meno? Gli airlock sono ogni 10 km, quindi dicevo il modulo a 10 km ha due valvole. Ah, okay. Ha due valvole, in più noi abbiamo dei finestrini che sono degli schermi a realtà aumentata, dove addirittura puoi far vedere una versione rallentata della realtà, oppure addirittura una versione, cioè vuoi andare nel passato. Per non creare quell'effetto, diciamo, un po' claustrofobico, no? Immagino. Non ti dà claustrofobia, anzi, è più interessante delle metropolitane, che onestamente mettono i finestrini nelle metropolitane per guardare dei muri. Cioè... quello sicuramente diceva Fabio, per lui la confusione è legata alla fattibilità reale della tecnologia, le animazioni non aiutano, bisogna vederlo su larga scala effettivamente se riusciamo, perché qui e poi lo sviluppo effettivo in Italia, lui insisteva su questo e mi chiedevano anche come mai ci sono soci diversi tra Italia e Stati Uniti. I soci sono allora diversi. Ci sono soci diversi perché quando venne la delegazione del Veneto a convincermi a realizzare Hyperloop in Italia, e mi hanno raccontato questa cosa che io non sapevo, cioè che in Italia hanno costruito lungo le autostrade e le ferrovie 30.000 km di corridoi relitto. Io non sono qui perché ho nostalgia di mamma, sono qui perché ho visto un'opportunità enorme. Qui ci abbiamo, nel dopoguerra, nel piano Marshall, abbiamo 30.000 km di corridoi relitto costruito, cioè 20 metri, tu Germano, nessuno mi è stato in grado, dentro ANAS, dentro ferrovie, a dirmi perché abbiamo questo corridoio. Eppure c'è. Hanno almeno 12.000 km di corridoio libero, già espropriato, pronto per essere utilizzato da almeno 20 metri fino a 60 metri. Cioè addirittura questi potrebbero essere delle rotte potenziali. Capito? Lì potremmo, lì è stata la Sicilia, non ci abbiamo treni, non ci abbiamo niente, c'è nulla. Non c'è i treni, ma ci sono i corridoi, perché qualcuno... ci voleva mangiare, non lo so perché qual è stato il ragionamento. Corridoi che intendi, corridoi, c'è cioè proprio gli scavi interni. Se voi andate in un... fatelo la prossima volta che viaggiate in treno, guardate di fianco alle ferrovie, vedete che c'è
uno spazio, ok? Alcuni sono già usati li usano per fare le manutenzioni, no? Altri proprio sono dei corridoi, addirittura altri sono stati abusati, ma comunque il demanio ne è di proprietà. Però lì sono dei corridoi che possono usare così. Non devi andare a fare i quindi sprovi. Perché c'è stato questo cambio di soci? Cioè, perché sono soci diversi? Allora, devo staccare per fare roba in Italia esclusiva? Quando nel 2019 mi sono venuti a parlare Ugo Di Bernardo e Zaia, ancora, l'ho scritto tutto nel libro, non voglio, però, mi hanno detto, per convincermi, che due cose mi hanno convinto. Uno, che mi avrebbero dato i corridoi relitto e c'era già uno disponibile in Veneto. Poi, il governatore Zaia del Veneto mi ha promesso una roba che non era possibile altrimenti. Cioè, il problema vero di Hyperloop fino a quel momento lì era che io avevo 12 progetti in giro per il mondo, però nessuno che mi potesse commissionare una linea, perché per commissionare una linea serve un operatore. Non esiste un operatore Hyperloop. Allora, che cosa aveva promesso il governatore del Veneto? Ci hanno messo 8 mesi, però non è veramente... Ma l'avete voluto staccare, quindi, perché loro non volevano fare un progetto in Italia? Cioè, perché la necessità di fare questo? Non potevi lavorare con l'americana in Italia? Arrivo, finisco. Non abbiamo molto tempo. No, ho finito. Mi hanno detto, trasfermerò la concessionaria Autovie Venete, che c'è questo piccolo problemino, questa si chiama Autovie, no Hyperloop, in un operatore a ridotta pressione per sistemi a guida vincolata, cioè Hyperloop. E loro in 8 mesi hanno cambiato lo statuto di CAV, che è una cosa che ha messo improvvisamente l'Italia davanti a tutte le Hyperloop del mondo, di tutti i progetti del mondo, perché noi in Ohio e in Abu Dhabi siamo ancora all'environment style, cioè abbiamo fatto lo studio di fattibilità, ma ancora dobbiamo dimostrare che il punto di vista ambientale si può prendere il right of way. Poi dopo devono addirittura stabilire l'operatore, poi devono cambiare statuto dell'operatore. Siamo ancora a 2 anni di distanza, mentre in Italia... Scusami, una cosa, scusa se ti interrompo, ma è interessante su quello che dici. B-pop, no, B-pop. Ma immagino sei abituato che ti chiamino anche B-pop. Sì. In ambito ferroviario sono stati concepiti per gli sviluppi futuri dell'infrastruttura ferroviaria. Vari progetti come il raddoppio della Milano-Chiasso o della Milano-Cararate semmai verranno realizzati e sfruttati in queste aree. Quindi diciamo, sì, nel senso che sulle ferrovie può essere, ma sulle autostrade c'è una regola che sanno tutti gli urban planner. Se tu aggiungi una corsia, aggiungi 1,7 di traffico. Infatti, quando mi sono venuti a parlare di ANAS, hanno detto che entro il 2030, sentite questa, dal 2030 al 2035, il 20% dei caselli autostradali saranno saturi e sono nella merda. E siccome il Veneto ha quell'arteria critica dell'A57, fortunatamente c'è gente molto brava, tipo Ugo Di Bernardo, che mi è venuto da me e ha detto siamo nella merda perché noi non possiamo aggiungere corsie, perché più corsie aumentiamo, più traffico creiamo. Quindi o troviamo una soluzione... C'è questo paradosso. Ma quindi lo statuto cambiato, che è una notizia clamorosa che ci stai dando qua, lo troviamo cambiato? Cioè, certo, è già disponibile. Certo, se no non potevano fare un bando per operare Hyperloop. E questa cosa ha permesso poi la realizzazione di un bando di questo tipo, che tra l'altro un'altra cosa grandiosa che è stata fatta, e solo l'imperatore Zaia poteva farlo, che ormai è, non so, il doge, non so, è stato votato col 78%, anche se io, Germano, io sono apolitico, però non sono... Vabbè, cioè, diciamo, dai a Cesare quel che è di Cesare, come si dice. No, Cesare quel che è di Cesare, ok? Sono tutti che sono democratico, quindi ero... Sei democristiano in questo caso, no? Dicendo, ma io non sto con nessuno. Ma io sono di sinistra, scusatemi, ho sempre detto... adesso te la sei chiamata, finita. Vabbè, infatti, ma è per questo che non ho detto nessuno. Ma dopo la live preparati, perché ci sarà... Vabbè, scusami, ma... Vabbè, però non sono forse per questa a sinistra, comunque l'idea di questo, dicevo, la cosa che è interessante dell'Italia, che mi ha fatto pensare di venire qui, quando sono andato al board nel 2019 a spiegare questa cosa, tutti hanno interpretato, compreso il mio socio, come se io volessi uscire da Dubai, perché io ho fatto 3 anni di Dubai. Allora, quindi c'è stata, non vuol dire una rottura, ma diciamo un tipo di veduta diversa. Allora, non è una rottura, nel libro ne parlo, io con il mio socio sono ancora
in buonissimi rapporti, non, mi hanno anche chiesto ora di tornare, quindi non è stato litigio. Però ti chiedono, ci condividi questa presentazione o è riservata? No, ve la condivido, non è un problema, vi condivido tutto quello che volete. Quello che volevo dire è che fatemi finire il pensiero, se no. Mi hanno detto che però non avrebbero investito soldi. Allora gli ho detto, facciamo una cosa, visto che con Nuto è mazziato, no, mi apro, allora, siccome il nostro modello è di licensing, cioè HyperUTT non deve costruire, mantenere ed operare niente. Per il modello che abbiamo costruito, noi siamo un generatore di IP che poi entra nelle nazioni localmente, crea dei consorzi e poi i consorzi costruiscono, mantengono e operano Hyperloop. Quindi io ho chiesto, ho detto, facciamo in modo che io faccio il primo operatore, cioè il primo, scusami, consorzio, ok, che prova che il modello funziona. E siccome è così importante, mi dimetto da chairman, seguo io personalmente questa cosa, me la finanzio io con la scarpa e la ciabatta, perché comunque io... Ti ho detto, vabbè, mi avete visto come se mi volessi un po' sganciare, a questo punto mi sgancio. Esatto, però non è che mi sono sganciato, sono ancora il secondo azionista di HyperUTT, per carità, non voglio dire che li ho abbandonati, però... Ma poi che succederà? Avete in concorrenza? No, Italia si è presa tutte le licenze in esclusiva, io sono venuto perché c'era un contratto firmato con Ferrovie Nord, quindi rimarrete in Italia, fondamentalmente, cioè, questo dico, non è che andrete in altri paesi. HyperUTT Italia rimane in Italia. Però HyperUTT non può operare in Italia. Può operare in Francia, in Germania, per esempio, però in Italia no. Per questo dico, quindi voi rimarrete qui, non potete operare in altri paesi, certo, volendo. Domani. Poi, se ho ragione io e il cominciamo il bando. C'è questa sfida in famiglia, diciamo, no? Questa sfida in famiglia che io mi sono preso. Poi, HyperUTT Italia, tu mi hai detto che una scatoletta... Cioè... Piccolina, fa 8.000 euro di produzione. Ma non ha fatto niente ancora, siamo 11 soci. Non è che te l'ho detto io, così, non ti offendere. No, ma non hanno proprio una scatola che ancora non ha operato, quindi addirittura... Può partecipare a un bando, questo dico, può partecipare a un bando del genere. Allora, HyperUTT Italia, cioè c'è questa idiosincrasia che HyperUTT Italia non ha le qualifiche per partecipare al bando, però... Perché HyperUTT ha le qualifiche, perché ha tutti i requisiti ingegneristici del punto 15.5.3.b che è richiesto dal bando, no? Che ha dato in avvalimento al consorzio, ok? Però HyperUTT non può partecipare al bando perché c'è l'esclusiva di HyperUTT Italia. E quindi abbiamo fatto un accordo HyperUTT e HyperUTT Italia che per questo bando e solo per questo è HyperUTT che partecipa al bando, solo che HyperUTT Italia prende un terzo di tutto quello che sarà il lavoro e il, diciamo, le operation. Mi dicevano che non c'è traccia della modifica di questo statuto, ma probabilmente non è stato ancora pubblicato, quindi magari lo faranno. Quando è che è stato modificato? Beh, è stato modificato 8 mesi fa, e quindi anche perché... dovrebbe essere, quindi, ti trovi, forse dovresti fare un campanello e dire, oh... ma no, perché non posso entrare nei meccanismi di CAV. Quello che ti posso dire è che un operatore che emette un bando deve essere possibile, deve poter operare. Terribili, mentre tu parlavi sono andati a verificare. No, però verificano, vedi però, Germano, quando fai un'inchiesta la devi far bene, no? Se fa un Google... L'ultima modifica, no, però sono scaricato il bando, dice a sé, Stefano... L'ultima modifica del 2019. Ho capito, l'ultima modifica del 2019, quindi stiamo parlando di 2 anni fa. Quindi Cioè dico, non è stata ancora caricata, infatti lui non è che diceva è falso, diceva probabilmente non l'hanno ancora caricata. È ovvio che se loro hanno fatto un bando per una cosa del genere, devono poter poi avere l'abilitazione. Infatti, non penso che tu ti potessi inventare una roba del genere, anche perché se te la sei inventata esce fuori. Quindi con un patto criminale. Poi è quello che c'è là sul sito, tutto qua. Evidentemente non è aggiornato. Quindi questo saresti folle a inventarti una roba. Però l'altra cosa straordinaria che è stata fatta per questo bando è che non è un bando, non è un PPP. Perché il PPP ha dei requisiti troppo stringenti. Allora hanno rubato dall'articolo 65 del codice degli appalti il PPI, il Project Piracy for Innovation, che di solito si applica all'aerospazio. Quindi immaginatevi un operatore di un'autostrada che fa un bando per costruire un'infrastruttura
rubare al codice degli appalti un approccio aerospaziale. Quindi è un po' un mezzo accrocco, diciamo, che si sta facendo. No, beh, non è un accrocco, Germano, è come finanziamo i bandi di questo tipo. No, ma non era per sminuire la cosa, però visto che dobbiamo chiudere, ci dai quindi, secondo te, non è che poi ti prendi l'impegno che se non succede ti veniamo a bussare sotto casa, però orientativamente, se il bando va bene, quindi opzione 1, va bene il bando lo vincete, secondo te da qui a quando vedremo un Hyperloop funzionante, così tutti gli scettici... Allora, sono, come ti dicevo, dei tempi precisi, entro il 2027 deve essere costruito, poi ovviamente se loro... Entro 4 anni, se si rispettano questi tempi, dove era costruito, che tratta? Lo faccio vedere anche sulla cartina. Allora, aspetta che vediamo qua. Veloce che dobbiamo chiudere, siamo con... È praticamente lungo la A57, cioè è lungo l'autostrada da Venezia a Padova. Aspetta che... Quindi che tratta farà, in quanto tempo si farà? Allora, lo studio di fattibilità deve rispondere, come vedi, io non rispondo mai a queste domande. Ho visto che non ci rispondi. Vabbè, non immagino c'è un motivo. Perché uno studio di fattibilità serio, eccola lì, vedi? Venezia-Padova c'è scritto comunque. Venezia-Padova, esatto, A57, proprio qui. Qui è il casello di Venezia, qui è la parte di CAV dell'headquarter, qui viene fatto l'oasi della quarta rivoluzione industriale e poi qui parte proprio l'Hyperloop Prototype, che siamo a 2 chilometri dal villaggio olimpico delle Olimpiadi. Vedete, qui siede il certification. Ah, guarda, io te l'ho scritto anche là, dopo che ci siamo scontrati, io faccio il tifo per voi, nel senso che spero che Hyperloop si faccia, perché poi se non va positiva... Cioè, quello che ti ho spiegato, quello che avete sbagliato proprio di valutazione, che io non... Cioè, non è che parto perché devo essere contro qualcuno a prescindere. Io vedo roba che non mi convince, mi segnalano delle robe, faccio ovviamente le mie verifiche, le mie indagini, e poi però... vedi, però senza di me non stavi qua. Cioè, io penso che questa è stata una bella live, no? Credo anche per te lo puoi dire, è stata una bella live, tranquilla, serena, ci siamo confrontati, abbiamo avuto molto apprezzamento anche dai miei follower, quindi c'erano anche molti scettici che ti hanno fatto delle domande, vedremo poi come proseguirà. Ma io sono sempre disponibile se mi chiamate, però mi hai scritto una roba nel fuffaro, insomma. Mai detto fuffaro, non mi è stato questo termine. Fuffalix hai detto. Ma Fuffix è il nome della rubrica. Io mi rendo conto che possa, uno dice di fuffa e quindi sono fuffa, no. Fuffix è il nome della rubrica dove analizziamo in realtà non solo roba di fuffa, ma anche roba di comunicazione poco chiara. Facciamo inchieste su queste cose qui in generale, non è che chi finisce là è un fuffaro in automatico. Cioè, le robe chiare, in parte, in buonissima parte le abbiamo chiarite, ma ti voglio chiedere un'ultima cosa, se me la vuoi dire, perché poi dipende da te, il tuo staff, diciamo, non mi risponde. Ma tutto questo c'entra niente. Ma Federico Pistono, per cui che ha fatto? No, perché non l'abbiamo mai capito, quindi volevo capire che ha fatto. Allora, Federico è un ragazzo che io ho incontrato durante una riunione della Rockefeller Foundation a Bellagio, no? Mi era stato invitato sull'intelligenza artificiale. C'erano i massimi esponenti, filosofi, eccetera, non so perché hanno invitato me, tramite Nicoletta Iacovacci, che è una persona che stimo tantissimo. E c'era anche questo Federico Pistorno, devo dire, ci ha lasciato a bocca aperta, perché comunque è un ragazzo che... Si presenta bene. Si presenta molto bene. Mi ha parlato anche di blockchain e era stato inserito... Ora, onestamente avevo 200 gruppi, di lavoro nel periodo in cui è entrato Federico Pistorno, era stato inserito nel gruppo del blockchain, se non mi sbaglio, e lui addirittura era stato dato un ruolo di hyperleader. Poi io non so bene perché lui ha lavorato quasi un anno, credo, per noi, però ogni volta c'erano dei report per cui il gruppo non andava avanti. Ora, non credo che sia colpa sua. Possono essere mille ragioni per cui non siamo arrivati. Anche è vero che loro avevano un compito difficile, che era quella di valutare un'eventuale traslazione delle nostre share nel meccanismo, perché noi diamo work for equity, no? E noi, siccome lavoriamo a livello mondiale, è difficilissimo, un tema non è facilissimo da affrontare. Gli avevamo dato anche il primo studio legale in America, gli avevamo dato tutto quello che aveva chiesto. E Armand, perché non faceva un cazzo? Poi facciamo la battuta, no, non ha detto questo, però ha detto che il progetto, diciamo, non è mai...
decollato alla fine, per una serie di robe, no? Per una serie di questioni, però anche imputabili a lui. Era sotto il mio socio, perché era nel Hyper Opinion. Ah, okay, quindi non lavora direttamente con te. Non lavorava con me, lavorava direttamente con il mio socio. Ha lavorato con me all'inizio, quando io ho dato i no, perché ho detto, mi raccomando, questo no, questo no, questo no, questo no. Adesso è una roba che dobbiamo fare coin per speculando, dobbiamo fare le cose dell'NFT, dobbiamo fare le cose... Cioè, ho dato tutti i paletti prima, e però alla fine non si è fatto niente. Però non vuol dire, è un po' nella... Ah, vabbè, certo, è un progetto che non è andato. Allora, dei 200 gruppi abbiamo messo anche in competizione vari gruppi, qualcuno lavorava sull'acciaio, qualcuno lavorava sul carbon steel, quindi non è detto che se un team non è stato poi integrato nel design, non ha fatto un cazzo, vuol dire che magari non era la soluzione giusta. Nel suo caso probabilmente è successo qualcosa del genere. Grazie Luca, grazie anche a te Bibo per il chiarimento su questo chiarimento finale. Ragazzi, io vi devo salutare, siamo arrivati alle 18:25, abbiamo fatto un'ora. Io però volevo dire una cosa, Germano, tu ora non mi hai dato la possibilità, sei andato sul personale, mi hai detto che sono fallito o... No, allora io gli ho scritto che avevi tra l'altro ho anche fatto una precisazione importante, questa forse te la sei persa o non te l'hanno riferita. Ho scritto che risultava un pignoramento. E ho anche detto agli imprenditori, però può capitare, cioè, io sono imprenditore, anche sì, piccolo, però... piccolino. E tu ora poi sono da solo, non significa... verificare questa cosa. Perché... Ah, assolutamente, no, ma certo, okay. Ci mancherà, non lo potevi dire anche all'inizio, te l'avrei fatta chiarire proprio subito. Mi dispiace, no? Perché mi hanno dato di bisessuale, mi hanno dato del... Vabbè, questo però io non c'entro niente, se tu non sei bisessuale, non ti ho detto, sei pignorato. Però è un'offesa bisessuale nel 2023, uomo, quindi voglio dire, ma non è un'offesa bisessuale, allora io penso, no, bisessuale tra noi civili, noi persone evolute, non è un'offesa. Mi hanno scritto di tu, beh, dipende come lo scrivi. Come lo dici, certo, è chiaro, però dico per una tu persona... non hai scritto pignorato, allora me pignorato non me l'aveva mai scritto nessuno, comunque me lo dico. Lo so, mi dispiace, però il risultato, ma quindi perché, ce la vuoi chiarire sta cosa, cosa è successo? Allora, così parliamo anche di... Sì, però veloce, scusami, non ti ho mette fretta, però... Io cioè abbiamo quattro minuti sul serio, poi dobbiamo staccare. Quindi chiarisci allora, questa cosa. Chiarisco questa cosa. Allora, è un episodio che risale al 2003, quando io ho costruito Digital Magics insieme a Gasperini. Loro hanno investito anche nella mia prima startup. Ecco, esatto. E poi che non sapevi chi ero. Vabbè. No, vabbè, non mi ricordavo che c'erano tante persone all'epoca. Io ho conosciuto Gasperini. Che cosa ha fatto? Dai, ha scritto un pezzo della storia. Ti giuro, sono sincerissimo, non sapevo. Lo ho saputo dopo. Quando ho fatto la domanda, non sapevo che tu eri nel board, nei fondatori, anche perché non ci sei più. Non sono nel board, sono nei fondatori. Scusami, da quanto tempo ci sei? Nel TRIS, cioè Digital Magic l'abbiamo scritta su Gasperini. Gasperini, Fioravanti e io, eravamo noi tre. Fioravanti, li conosco tutti, da te non ti conoscevo. Tu quando è che sei uscito un po' dal io sono diciamo, uscito, l'abbiamo quotata e poi io sono andato in California, 2011. Quando era? 2011. Ecco perché non ti conoscevo, io l'ho conosciuto nel 2012, proprio l'anno dopo. Vabbè, già comunque, non c'eri più, quindi senti, scusami questa roba, ma non la sapevo in buona fede. Va bene, comunque si è finito un episodio di 20 anni fa. Che c'entra i propri Italia? Cioè, tu non sai quanti problemi ha creato questa cosa che hai scritto, perché sembrava che io sono stato pignorato dentro i propri Italia, cioè l'hai scritto in un modo non che... l'ho scritto, no, ma poi quella non ho scritto. Vado a leggere. Sembrava brutta quella che hai scritto. E poi ce la vuoi chiarire questa cosa qua? Tu hai detto che vuoi chiarire. Allora, io nel 2003 mi sono innamorato di questa ragazza che faceva Alice Live, non so se ve lo ricordate. È stato un grande successo, 3,5 milioni di utenti. Alice è stato il più progetto internet più grande in Italia. Poi andatelo a verificare, facevamo pubblicità in televisione. La Bibop aveva preso tutte le commesse telecom, tra l'altro sono stato finanziato, ho preso un grande investimento, il mio primo investimento l'ho preso lì con Telecom. Questa ragazza era una delle Alicine, ok? Siamo innamorati e ci dovevamo sposare. Lei è venuta a vivere con me e suo padre era un costruttore.
Allora, io avevo fatto appena i primi soldini, per la prima volta non era... Sai che gli imprenditori d'Italia non farò mai soldi, no? C'erano tante azioni, ma non si fanno mai soldi, no? Mai. Allora, molto difficile fare soldi facendo... Molto difficile. È più facile finire indagati per qualcosa, su questo ho pignorato. Allora, appena fatto dei soldini, avevo comprato un appartamento bellissimo a Milano. Questa ragazza arriva, esperta di real estate, perché suo padre è un grande costruttore di Bassano del Grappa, e mi inizia a dire che io avevo preso una sola su questa casa di Milano, insomma mi convince a vendere la casa, ci fa andare su in affitto in casa. Con quei soldi mi fa investire su un progetto di real estate a Bassano del Grappa, cioè mi porta subdolamente davanti a un terreno in centro a Bassano. Ora, non so se è ancora così, però da quando... Quindi, diciamo, cioè, è stata un po' una storia d'amore. Insomma, mi hanno tuffato, mi hanno mandato, addirittura mi hanno fatto... non ho neanche firmato io, la cosa divertente... C'è anche falsa firma messa. E in pratica, quello che è successo è che quando io sono partito per l'Italia, dall'Italia, suo padre è morto, ha lasciato tutti i debiti, i soldi che io gli avevo dato per costruire questi appartamenti. Questa rivelazione, sì. Sì. Beh, se volete vi faccio parlare col mio di avvocato. No, che ma io ti credo, io non ti sto mettendo quel clamorosa per la cosa brutta è che quando sono tornato in Italia, noi pensavo che questa cosa l'avevamo sistemata. Sono tornato in Italia nel 2020 e c'era questa cosa ancora aperta. Ho dovuto pagare 40.000 euro, che non stiamo parlando di un niente, ok? Però perché questa cosa era ancora aperta e l'ho pagato, non questa... il padre di lei è morto, quindi anche fargli un'azione legale postuma. Certo, mi hanno consigliato Bonelli Rede, che è il primo studio legale in Italia. Conosco, c'è quel tizio su quale Senato che ha millantato di essere stato seguito, ma non lo conosco ovviamente. Sì, conosco bene, io lavoro con lui. Sono bravissimi che invece di prendersi un cliente in più e farmi spendere dei soldi, ma ho detto guarda, non si può fare, non ha senso. Cioè, poi stiamo parlando della preistoria, ti tieni questa roba qua, tanto detto che fra qualche anno, sono passati già 10 anni, giusto? Comunque ti dico Pippo che questa live io la integro all'interno del pezzo che c'è su LinkedIn, la metto lì come, diciamo, replica e confronto nel pezzo, in modo che è tutto il mio non servirà a niente, perché ormai è già indicizzato questa cosa lì e quindi è indicizzato, questo sarà dentro. Sì, ma non indicizzano i video, quindi o fai una smentita. Ma il video è dentro, il pezzo. Sì, ma nessuno si va a vedere un'ora e mezza di... Quello è la cosa... Ma quello lo possiamo fare, allora, su quello poi ci sentiamo, niente, perché quello è diritto di replica, non è un favore che ti faccio, quello si chiama diritto di replica. Quindi ti dico però, mi dispiace solo che noi tutti abbiamo un complesso di impostore, no? E quando escono articoli così... Sì, però sembro pazzo io, se no. Allora, i tuoi, tu dici non tu, ma sei responsabile tu. Questa cosa è uscita dopo che... E tu saresti un giornalista professionista e non sai reperire le informazioni da solo. Allora, queste sono le classiche risposte, purtroppo, che mi danno i cazzari. Quando io chiedo delle cose, vattele a reperire. È la risposta del cazzaro. Tu oggi mi hai risposto, tu non mi hai detto, vattela a vedere. Ma io ti ho chiamato su quando mi hanno detto che c'è stato. Mi è chiamato dopo. Allora, questa roba io poi ho scritto. Ti ho detto, guarda cosa ho scritto, lo leggiamo, no? Ho scritto, ho fatto un indagio, ho scritto: chiariamoci, occorrerebbe comunque indagare bene le motivazioni e le dimensioni. Chi fa impresa sa che possono capitare situazioni simili. Quindi lo faccio. Io vi dico una cosa, ragazzi. Germano, secondo me è un consiglio che ti do. Poi dopo noi in Italia dobbiamo tornare a lavorare per far sognare la gente, ritornare a far rischiare la gente. Noi in America funzionano loro, in Silicon Valley, perché si aiutano a vicenda gli imprenditori. Se uno fallisce, fine, si rialza, prossimo progetto. Qui sembra che state tutti quanti a puntare il dito uno contro l'altro. Io ho detto che io faccio impresa come te, quindi... Com'è? Io non sono... Cioè io mi sporco anche le mani facendo impresa, perché se devo parlare di imprese, tra l'altro non mi occupo né di imprese in difficoltà né di imprese che falliscono, perché è un tema che mi deprime. Io al massimo mi posso occupare di, che ne so, un ciarlatano che dice di essere un multimilionario e c'è un'azienda fallita. Allora lì... Sì... Esatto, però tu non sai, per esempio, il danno che ha fatto questo articolo in mezzo alla due diligence che stiamo facendo ora, ok?
E perché un investitore è meglio, già è una cosa rischiosa, sembra sempre di fare due passi avanti e uno indietro. Ma questa poi, roba se non l'avrebbero vista, se avessero fatto un, cioè, si fa una roba su di te, si vede. Ma loro hanno già, se l'avrebbero saputo. No, ma hanno già questa cosa qua, se tu vai a vedere, è anche già chiusa con quindi è superata, diciamo, questa roba. Non c'è più, solo che il CRIF deve aspettare 10 anni. Tu quando vieni segnalato, no. Tu per 10 anni... Un conoscente cosa... che è stato, sì, ha avuto un'azienda fallita 11 anni fa, ma anche mio padre, parlo di 20 anni fa, e risultava ancora solo fallito. In Italia, una cosa del genere. Sì, hai il marchio, la lettera scarlatta, sei fallito. La lettera scarlatta, è una roba... Questa è una roba barbarica e medievale, perché... Cioè, tu sei fallito una volta, fine, non... Ma poi bisogna vedere come è fallito, perché è fallito, cioè andrebbe io analizzato. Fortunatamente non credo che ci sia... Fallimenti non ne hai, diciamo. No, fallimenti non ne ho, quindi non so come ti ho fatto, perché comunque ero in vari board di tante startup. Ti è andata anche bene, diciamo. Anche bene, perché comunque l'altra cosa paradossale è che in Italia non fanno fallire le società, per questo motivo le tengono lì come degli zombie. Digital Magic, perché sennò dopo sono esatto. Digital Magic, però ci avevamo tipo 10 zombie, dico ma cazzo sì. Chiediamole, no non si può, ma che si matto. Sì, una roba. Comunque ragazzi, va bene. Io allora su questo poi ci sentiamo in te, rispondo a Ciccio perché tutta questa fretta, ragazzi, devo andare a casa, ho 3 bimbi piccoli ammalati e una compagna da sola, ho detto i cazzi miei e quindi sto al lavoro dalle 8:30 di stamattina, me ne vorrei andare a casa, devo andare a casa mezz'ora fa. Comunque, per carità. Sicuramente ne facciamo un'altra più avanti. Sì, possiamo riprometterci. Quello che volevo dire è che le persone, abbiamo sempre il complesso degli impostori. Facendo un lavoro come il mio, no? Quante volte mi sono chiesto, ho detto, ma cazzo, ma che differenza c'è tra noi e Terano, no? Perché Terano, e invece c'è una risposta molto chiara. L'estremo opposto lì, no? No, però c'è una, guarda, che molto spesso, perché... quando io parlo con i miei, no? E quando mi dicono no, ma ce l'abbiamo, dico no, cazzo, non ce l'abbiamo, perché è vero che mi hai fatto 1000 cicli di outgassing, ma ancora non c'è una persona che ha viaggiato su un cazzo di Hyperloop, quindi non c'è. Abbiamo capito, dopo 10 anni ancora non c'è, e se tutto va bene, il 2027, 14 anni dal lancio. Ma io dirò rilancio, penso tu sia d'accordo con me. Le ferrovie sono messe 35 anni, oppure fossero 20, se avremmo poi qualcosa di concreto. Non so se vi rendete conto della velocità con cui stiamo andando, se dopo 8 anni stiamo parlando di implementare una linea, cioè voi non vi rendete conto. Ma infatti la cosa che ha creato anche un po' di confusione, no? Un po' di sentore, di roba, tutti gli annunci, partiamo adesso, andiamo a Abu Dhabi, tutta questa questo umore, questo io di Bob Grest annuncio solo quando un contratto firmato, annuncio, cioè se no però il problema è che in questo quando fai innovazioni di questo tipo, voi vi rendete conto quello che stiamo cercando di fare? Questo, se io ho ragione e le altre 11 startup abbiamo ragione, noi cambiamo l'umanità per sempre. Abbiamo un sistema di trasporto sostenibile, efficiente, costa pochissimo. Per passeggero io costo $4 in 100 km. E la cosa fantastica non è che, cioè tu per ogni viaggio sull'alta velocità che fai, c'è altrettanto di sussidi che vengono pagati dallo Stato. Noi paghiamo tutti i PIL. Cioè ci sono, noi stiamo pagando quasi il 5% del PIL su queste infrastrutture per muovere fino a 15% di merci e passeggeri, tutto il resto è su gomma. Non vi rendete conto che per fare l'alta velocità, per arrivare a 320 km all'ora, hanno rimesso sulla strada il freight. Cioè hanno rispostato sui camion il traffico merci. Se hai ragione, tolgo tutte le merci dalle autostrade e non sto chiedendo una lira, perché gli 800 milioni di Veneto è un anticipo che, se voi andate a leggere il bando, loro mi anticipano questi soldi, io poi glieli devo ridare. E ci sono 15 punti del bando, io nel nostro consorzio abbiamo promesso di ridarglieli tutti per essere così convinti degli economics di quello che stiamo andando a presentare. Allora, siamo dei matti e 15 startup. Beh, uscirà fuori poi nel caso. Va bene, ma allora scusate, però ne valsa la pena provare, perché se non siamo riusciti a costruirlo noi, secondo me dovremo aspettare altri 20 anni, perché noi con il modello crowdsourcing, la cosa buona, se siamo resistiti 2 anni durante Covid, tu non hai idea cosa vuol dire comunque 60 persone
a pagamento non riuscivi neanche a metterli dentro una stanza, ok? Dove tutti i test dipendono proprio dalla presenza fisica. E quindi dicevo, se hai resistito 2 anni e ora stiamo parlando di quotarla al Nasdaq, ma non per far ricchi i soci, perché comunque sono 1200 persone e diventa ricche, quindi sarei anche contento comunque, sì. Però, dicevo, ma per dare l'ossigeno che serve a questo progetto, per non ogni volta fare le cose che una scarpa è una giovata, perché anche Tolosa l'abbia realizzata con gli apporti in contribution di 1000 aziende. È una fatica bestiale. Scusami, io devo staccare. Dobbiamo ti ringrazio per la live, per il tempo. Abbiamo fatto 1:34 di chiacchierata. Possiamo mettere rifarla se qualcuno avrà altre domande o tu ci vorrai aggiornare. Le novità, abbiamo lasciato la tua mail, la rilascio velocemente qui. Sì. Ecco qui, potete scrivere a bibo@liveloopitalia.com, fagli anche eventualmente domande. Io e te poi ci aggiorniamo e ci sentiamo per la questione, insomma, di replica e articolo con piacere. Va grazie bene. A tutti, buona serata. Ciao. Ciao. Ciao.